Vabbè, che panorama. Che adesso la cosa più interessante sarà salire lassù. Interessante e stancante. Infatti ho già la testa tutta bella lucida dal sudore, che ieri sera infatti mi sono resato. E adesso vado su. Ah sì, c'ho anche il binocolo. Quando arrivo, voglio vedere la Valsugana col binocolo com'è bella. Ogni tanto mi fermo non solo per riprendere il tragitto percorso finora e anche per riprendere quello che dovrò percorrere, ma anche per riprendere fiato. No, perché bisogna essere abituati e non sono abituato. Prima ho visto col binocolo laggiù, caro, ci vorrebbe una telecamera di quelle esagerate, ma laggiù secondo me si vede il mare. Quello dovrebbe essere possibile che sia l'Adriatico? Boh. Potrebbe essere l'Adriatico, oppure la pianura padana, chissà. Boh, vediamo, magari da sopra si vede meglio. Adesso devo. Prossima fermata lì dove ci sono, dove c'è quella famiglia. Mi fermerò lì. Allora, perché adesso sta arrivando altra gente. E se c'è una cosa che odio quando arriva gente che vedono tutti la bicicletta e mi fanno mille domande perché non l'ho lasciata giù, perché sono così pazzo, ma questa non è una bicicletta giusta, insomma. Mi sono anche bella rotta di rispondere alle stesse domande. Ma spero che guardino questo filmato su YouTube e la prossima volta che mi vedano non mi facciano domande. Mi ero laggiù e adesso sono arrivato fin qua. Continuo. La bici l'ho appoggiata un attimo lì perché ho paura che mi cada. Continuo a non capire se c'è la pianura o c'è il mare. Boh. E laggiù si vedono le Alpi. Quello per me è Trentino. Adesso vado lì. Basta. Laggiù c'è il piazzale Lozzi dove ho parcheggiato la macchina. La mia non si vede. Mi sa di no. Quindi, tutto finora sono arrivato fin qua. Ah sì. Adesso mi è venuto in mente cosa devo dire se mi fa le solite domande sul perché la bicicletta, bla bla bla. Gli dico che l'ho fatto per una scommessa. Ho fatto una scommessa con un amico che si è arrivato fin qua con la bicicletta. Spero di vincere, che tanto a me manca poco. Chissà se vincere. Lassù vedo una croce. È lì che andrò. Perfetto. Tadà. Che bello, guardate che bella montagna laggiù. Qua parlano tutti i venti. Un'incisione scolpita sulla pietra che dopo col pennarello nero hanno messo in risalto, se no non si vedeva più. Qualcosa stava per battaglioni, bersaglieri, costruì questa strada giorni 12-15 settembre 1916. Quindi questa strada è stata costruita allora nel 1916, però peccato, qui mi è saltato un pezzo, non è che si sapete capire, questo dovrebbe quindi essere il simbolo, peccato che tra l'incuria e il tempo è cancellato tutto, vabbè, comunque adesso è un pezzo in discesa, ma non so se farlo, poi lì si vede una specie di muro secco, forse una volta era una postazione per batteria campale, chissà. Vabbè, bello Veneto, uno spiazzo che sicuramente 90 anni fa, fino a 90 anni fa, deve essere tipo un rifugio, un baraccamento, qualcosa, scolpito probabilmente a colpi di esplosivo. E c'è questa specie di grotta, galleria. Meno male che ho portato la torcia, sperando che funzioni. Mettiamola. Probabilmente non c'è più niente qua. Beh, questo è chiaro che era di origine naturale, cioè artificiale. È probabilmente un rifugio, un camminamento, qualcosa. Adesso però usciamo. Insomma, un rifugio, un camminamento. In caso di bombardamenti,
probabilmente i soldati, forse in infermeria, chissà. Forse anche di là, magari da quella parte bombardavano gli austro-ungarici. Sei venuto qua e Val Sartina? Sì. Bella. Cosa bella. Vabbè, è un limpido. Questo cos'è? Una trincea, un camminamento. Vediamo. Questa una volta era una trincea, un camminamento. Scavati in mezzo alla roccia, a forza di esplosivi forse, saliva su. I nostri antenati soldati passavano di qua. Questo forse poteva anche essere un posto d'osservatorio, un osservatorio qui. È perché dall'altra parte c'erano gli austro-ungarici che bombardavano. E arrivare a conquistare quella cima lì, ne sono morti a migliaia, a milioni, troppi. Cioè non per quella guerra sono morti 10 milioni di morti solo per quella guerra. Più quelli che sono morti per le ferite di guerra, ma dopo. Più i feriti, i mutilati, più i dispersi che sono morti ma non si sa che fine abbiamo fatto. Vabbè, torniamo indietro. Da dove sono venuto io, da di là? Di qua si va al bivio Sentinella, Cima Caldia, Baito Itticare. Di qua si va alla chiesetta del Lozze. Dove vado? Di là. Mi sto riposo. Per portarle dopo definitivamente in quella linea che abbiamo lasciato un attimo fa. Parte sinistra, adesso andiamo alla parte destra. Questa zona qua, se vedete la guida, e magari andate a farne qualcuno i prossimi anni, le prossime stagioni, sono dei sentieri, una costante che trovate parecchi da qui. Qui sono andati di una scalata, quindi qui c'è una barca. Ecco qui un po' di residui della guerra, pezzi di legno arrugginito. La bici si riposa. Certo che da laggiù gli austro-ungarici potevano bombardare qua. Se avesse ceduto questo fronte qui sarebbero stati cavoli grossi per il regno italiano. Da qui potevano benissimo invadere la pianura padana come volevano. Incredibile, siamo arrivati a Cima Caldia e adesso proseguiamo. Dunque praticamente devo andare di là. Non so esattamente dove, comunque andiamoci. Anche se boh, io quasi mi metterei a mangiare. Andiamo, vediamo che ore sono e poi vediamo se decido di mangiare o no. No, è presto, mezzogiorno, dai, mezzogiorno e mezza semana. Usmania. Andiamo. Prima ho sentito gente che diceva che non c'è un patacco, non avevo visto che è venuto con la bicicletta. Odi, se i nostri antenati qua ci hanno portato i cannoni, io ci posso portare la bicicletta, che cazzo. La Cima Caldia. Che lavori che ci hanno fatto qua.